Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui sono ristretta tra il letto e il muro. Spero che l'umidità sia abbastanza o metà persiana aperta perché fa un caldo enorme, ma lo sapete anche voi, sicuramente alcune parti di voi meglio di me. E oggi sono qui per farvi questo video haul. Sarà anche un video aggiornamento sulle letture, quindi vi darò anche qualche informazione, qualche opinione sulle letture che ho fatto finora. Ora, direi di cominciare da questo, finalmente ragazzi, finalmente dopo eoni che l'avevo ordinato in fumetteria, finalmente sono arrivati loro. Il problema è che io sono in trasloco, quindi io ancora, non avendo la libreria qui, ho ancora il 70% della mia roba nella vecchia casa. Se la serie in questione non ce l'ho qua, quindi non posso andare avanti alla lettura, ma finalmente sono usciti loro. Cioè, mi sono arrivati loro, il 15 e il 16, il Sentiero dei Fiori di Akue Shimaki, che sapete essere uno degli shoujo, secondo me, più belli degli ultimi tempi. Non è in realtà un vero e proprio shoujo, perché la storia si basa sul teatro kabuki più che sul romantico, però è uno dei manga più belli dell'ultimo periodo per quanto mi riguarda, quindi stra approvato. Ovviamente sono ferma a volume 9, mi sembra, perché aspettavo l'uscita degli ultimi volumi per poter continuare, ma gli altri volumi non ce l'ho qua con me e quindi aspetterò per finirlo. Ma vabbè, passiamoci sopra. Comunque, sono gli ultimi appunto due volumi, con 16 volumi appunto, Goen, costa di 6,95 euro. Poi, cosa vi posso far vedere? Andiamo avanti con le cose che ho preso, solitamente che prendo sempre. Freeland volume 6, edito da J-Pop, costa di 6,50 euro ed è un manga di Kanito Yamada e Tsukasa Abe. Allora, si è aperta una parentesi dal volume 4, verso la fine del volume 4 si è aperta una parentesi, mi sembra che è il volume 4 o volume 5, non mi ricordo, comunque si è aperta una parentesi molto importante, è molto noiosa. Il volume 5 non era finita questa parentesi, non è finita neanche qui. E io sto pregando che finisca questa parentesi, perché sì che i nostri personaggi scoprono i loro poteri, o comunque riescono un po' a evolvere, e nel mentre vediamo moltissimi ricordi della nostra Frieren, però allo stesso tempo questo passaggio è veramente noioso, veramente anche di già visto, rivisto, stravisto. Quindi sinceramente io spero che vada avanti, perché per me questo volume è stato da 2 stelle e mezza. Cioè, mi sono veramente annoiata ed è una cosa brutta, veramente brutta. Quindi spero davvero che vada avanti. Non ha ovviamente, non ha sotto, è cos'altro così in grigio, ha la paginetta colori classica, ha anche una paginetta colori in mezzo, che è qui. Intanto riprende, se ve lo ricordate, oltre a riprendere questa scena, ricorda moltissimo anche la prima copertina di Fiera delle Variant. Poi mettiamo di qua. Poi ho recuperato dei manga sempre classici che seguo di continuo. Questi però, questi tre non li ho ancora letti. E sto parlando di Yona numero 35 di Kazuki Mizuo Kusanagi, edito da Star, costa di 4,50 euro. La storia del volume 34 mi è piaciuta veramente tantissimo, perché scopriamo un sacco di cose su Suwon che non avrei mai detto, francamente. E diciamo, forse Suwon non è così cattivo come sembra. Mettiamola lì così. Ed è molto interessante. Qui voglio solamente vedere come andrà avanti, eccetera, eccetera. Tra l'altro, al momento è la serie più lunga che io abbia mai letto. No, forse no. Che io stia seguendo, però sì, per la più lunga sta Naioli Dango con i suoi bei 54 volumi, 50 volumi comunque, quindi. Poi, l'idea speciale numero 8. Non l'ho ancora letto, ma appena butterò giù questo video, appena lo chiuderò, mi metterò subito, mi butterò su di lui. Anche se il volume 7 è stato noioso. Il volume 7, a differenza degli altri volumi, aveva un sacco da leggere, un sacco di balloon, un sacco di cose scritte, veramente tantissime. L'ho letto a rate, per la prima volta il volume 7 l'ho letto a volume della speciale l'ho letto a rate, perché l'ho reputato veramente noioso in alcuni punti. Sempre interessante, però più lento, più noiosetto, soprattutto perché dovevo leggerlo, c'era moltissimo da leggere.
Quindi mi ha spaventato un sacco, però la storia mi piace sempre tantissimo e quindi sono andata ovviamente avanti. Poi questa copertina, cioè più andiamo avanti più le copertine sono spettacolari, ma questa credo che sia la mia preferita perché ha i miei colori preferiti. C'è questo rosa, il verde menta, che non è verde menta, verde acqua. Mi piace un botto, vediamo sotto. Ah, non ho ancora guardato sotto, quindi lo scopriamo insieme. Piacere Gattari, avete capito? Dietro è fatto così, sempre col gatto. Mi sa che ci sarà un gatto qua dentro. Interessante. Poi ha la classica pagina a colori lucida. Vabbè, l'indice e la storia. Oh, sembra molto interessante questa parte. E poi abbiamo come altro volume che acquisterò da qui a quando finirà, chissà quando, è Cinema Faction numero 2. Sì, mi sono riuscita, ho visto la Star Comics al costo di 5,50 euro. Sono troppo contenta. Non mi piace moltissimo il grigio di questa copertina. Questo grigio qua non mi fa impazzire, però loro sono sempre bellissimi. Come sapete, io ho già letto il manga in inglese, la versione, cioè fino al terzo volume l'ho letto in inglese, quindi so già quello che succede. Però rileggere in italiano credo che sia sempre un piacere enorme. Cioè, credo è un piacere enorme. E poi, tutta roba nuova. Alua, ho recuperato per la felicità di una ragazza che seguo su Instagram, finalmente, perché l'ho molto subissata. Cioè, l'ho molto vessata e ho detto, ma secondo te è da prendere? Perché lei ha preso questo manga? Ma è da prendere? Ma non lo so. Diciamo che ho vessato molte persone su Instagram e alla fine l'ho recuperato. E sto parlando di Saint Tale, numero 1 e numero 2. Ho già recuperato anche il secondo volume e è uscito dopo poco, avevo recuperato il primo, quindi l'avevo recuperato. Questo l'ho recuperato in ritardo, francamente. Ho recuperato appunto il volume. Tanto mi sembra anche più piccolo, adesso che ci faccio caso, come volume. Porcacci tua, è enorme, è piccolissimo. Cioè, ma sì, faccio... Vedete? È un centimetrino. No, questo è un po' meno di un centimetro. È un po' più piccolino il volume 2. Comunque, 8 euro a volume dalla Star Comics. Per recuperare Saint Tale ero in dubbio, però dicevo, sono solo 4 volumi. 8 euro si può ancora fare, ma ne vale la pena di recuperare Saint Tale? Dipende da voi, dipende tantissimo. Allora, partendo dal presupposto che è una storia anni 80, quindi comunque... Non ci sono molti approfondimenti dei personaggi. C'è un disegno fantastico. Cioè, se vi piace, anni 80, proprio questo fa per voi. Se avete presente Sailor Moon, cioè, fa per voi questo manga, assolutamente. Sono tutti episodi autoconclusivi. C'è il filone che segue tutto, però non spiega come tutto è cominciato. Io spero ci sia uno speciale, un volume. Il secondo io non l'ho ancora letto solamente il primo. E ho deciso di recuperarlo principalmente perché il primo volume mi ha rilassato tantissimo. Mi ha ricordato un sacco quando leggevo quelle storie quando ero più piccolina. Vedevo gli anime di quegli anni, gli anni 80. Allora, anime anni 80 li guardavo anche se sono degli anni 90 io. E mi ha ricordato un sacco quegli anime e anche i manga che leggevo tipo Kiss Me Licia o appunto Help Rose. Non so se avete mai sentito Help Rose. Non ce l'ho più ma l'avevo letto. Help Rose, Georgie... Là sui monti con Annette, non lo so, mi ricordo tutto questo stile qua di manga e quindi mi ha rilassato tantissimo. L'ho trovato veramente molto rilassante, una proprio una coccolina. Quindi al momento come storia, avendo letto solamente il primo volume, non posso dire che sia wow, fantastica, sì, dovete prenderlo, non posso assolutamente dirlo, però sicuramente mi ha rilassato un sacco e questo mi ha spinto a recuperare anche il secondo volume, ad andare appunto avanti. I disegni poi aiutano un sacco. La copertina è fatta in questa maniera, con i ricamini in dorato. Ho paura che questo dorato un po' faccia... sparisca. Spero di no, ma ho abbastanza terrore. Questa cosa qui. E sotto sono con i cuoricini. E poi ha le pagine a colori. Questa qui. Questa che è adoro. E... Scopriamo insieme quelle del volume 2. Ah, so
fiori, ma faranno i semi. Vedetissimi delle carte. Cuori, fiori, bastoni, non è bastoni, ci sono più bastoni, Simo. Ah, denari e picche. Che bella questa. Questa mi piace un botto. Questa è molto bella. Mi ricorda molto Cator Sakura questa. Questa è bellissima. Adoro. Ah, via di stampa, stanno facendo anche proteggere la mia terra, ma non mi interessa come sta, quindi l'ho lasciato perdere. Okay. Questo è appunto il volume 2. Poi ho recuperato che non ho da far vedere tutto quanto, ragazzi, perché appunto una parte sta a casa vecchia e adesso sono in casa nuova. Dall'1 al 5 sono in casa vecchia e io ho qui da farvi vedere il 6, 7 e l'8. Comunque poi ne ho parlato. Perché non mi seguite su Instagram, ne ho parlato comunque anche lì del primo volume, se me ne ho parlato. Oh, devo ancora parlare quando vedete questo video? Non lo so. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho recuperato. La divisa scolastica di Akebi. Io ho qui a far vedere il 6, il 7 e l'8. Perché vale davvero la spesa per solo i disegni? Sì. Allora, non voglio aprirli troppo perché ci sono ovviamente spoiler. Andrò al volume 6. Anche perché non ho ancora. Cioè, il manga tratta di questa ragazza, Kebi, che vuole indossare la divisa marinaretta e allora studia per entrare in questa scuola per la divisa marinaretta. E poi tratta tutti i gesti molto. È molto rilassante questo manga. Allora, può risultare super noioso perché non ci sono molti dialoghi, sono tutti disegni, quindi super super noioso, però ha dei disegni che sono la fine del mondo. Cioè, questo li batte tutti, perché c'è anche il ramo di fiori di ciliegio e quant'altro, proprio perché c'era tipo un paesaggio, un qualcosa. Cioè, guardate qua, ma guardate qua. Che spettacolo di disegno. Vabbè, questo è un. Io davvero, quando voglio vedere rilassarmi tantissimo, leggo Akibi, perché mi rilassa sempre un botto. Andiamo avanti con un'altra new entry. Che sono due nuove in realtà adesso. I quattro fratelli Yuzuki. Eto J-pop al costo di 6 euro. Con sovraccoperta e zero pagina colori. Tanto sotto è fatto in questa maniera molto triste. Allora, che cosa dire di questo manga? Volevo farvi un prima impressione, ma la faccio prima e ve lo dico qua. Consigliato o non consigliato? Perché poi alla fine è quello il succo. Dal primo volume non posso consigliarlo, francamente. Perché non dice nulla, cioè il primo volume è un presentare telli qua i lavori, lo sapevo io. Questo manga non mi sento di consigliarlo a priori, io acquisterò sicuramente il secondo volume, forse anche il terzo e il quarto, vedo un attimo dal terzo, dal secondo cosa mi dicono, cosa mi dice, perché non dice nulla, non c'è una trama. Cioè, è semplicemente la storia di questi quattro fratelli e fin tanto che ci sta, sembrava vedere qualcosa di interessante. Perché se i disegni non sono spettacolari come la divisa scolastica di Akebi e non sono. E la non c'è una storia interessante, è un manga tipo, che non esiste, francamente. Quindi non lo so. Non lo so. Cioè, presenta questi quattro fratelli, c'è una microavventura del più piccolo, ma per il resto non c'è niente. Quindi vi farò sapere più avanti. Andiamo avanti con Fabio Celoni. Sono tutte le opere, tutte, diciamo, le più famose storie di questo autore qua. E l'ho pagato invece di 16,90 euro, 8,45 euro, quindi ho avuto il 50% di sconto. Francamente, non potevo lasciarlo lì, ok? Cioè, per il 50% sono tanto, il 50% di sconto, non potevo lasciarlo lì. Tra l'altro è in condizioni perfette, l'unica cosa è che pesa un casino, pesa veramente un sacco.
Ci sono un sacco di storie a colori, ce n'è anche una in bianco e nero, con un PK. Sono un sacco di storie con Paperone, Pippo, questo Paperone, io amo Paperone. C'è anche un po' di gamba di legno, Paperino. Li devo ancora leggere, però l'ho preso semplicemente perché lo volevo un sacco. E tra l'altro mi ha colpito la prima storia, perché questa storia, ragazzi, era presente, mi ha ricordato tantissimo i fumetti che aveva mio padre, tutto quelli veramente vecchi, 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 vecchi. Sto parlando di questa storia qua. Non so se qualcuno di voi la conosce, che è la storia di Tre Porcellini, sempre targata ovviamente fumetto Disney. Cioè, mi ha ricordato un sacco i fumetti vecchi. Non potevo assolutamente lasciarlo lì. Guardate che qua. Tra l'altro, questo lupo mi sono ricordata di averlo avuto in memory. Non so se come voi si ricorda giù in memory. E io non capivo mai che cavolo fosse sto lupo. Ho trovato il lupo. E poi, come cosa super interessante, ormai è sold out ovunque. Dracula. Dracula, cioè, ho trovato la storia di Dracula, anche se è qui dentro non me ne frega niente, ma l'ho trovato. Dracula di Bram Stoker, disegnato appunto da questo autore, quindi non potevo lasciarlo lì e non vedo l'ora di leggerlo, quindi ho preso questo fumazzo. Ma qual è stata la cazzata più grassa del mese? È stata questa. Devo riuscire a trovare il problema, sono due volumi. Ho recuperato. Arrivare a te. Il problema è che il numero 3 e il numero 4 sono praticamente introvabili. Brava Simo! Caccia al tesoro, Lirio Boy, sì! Perché io quando ero più giovine giravo un sacco per le fiere e recuperavo un sacco di manga magari introvabili. E poi facevo la tipo la caccia al tesoro, perché magari volevo recuperare tutta Tokyo Mew Mew, piuttosto che recuperare tutta Ludwig, Streghe per Amore, Angel Wars, tutte quelle serie lì. Le ho recuperate a pezzetti, girando 200 milioni di fiere diverse. Anche la fiera più scrausa, la libreria più scrausa, cioè io girando, 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 ho trovato tutti i volumi. Quindi io adesso mi sono messa a caccia. Ho detto alla quindi mi ha fatto vedere fiducia di recuperarmi gli altri volumi già disponibili, quindi gli altri 20 volumi, me li recuperano loro. Però io il 4 e il 5 sono un po', cioè il 3 e il 4 sono un po' giusto pincelo. Il quarto forse lo trovo su eBay, però non so. Non lo so ancora, vedremo. Ho recuperato Arrivare a te. Perché? Perché adesso? Perché una serie così lunga? Perché avevo voglia di leggere uno shoujo? Perché, raga, sinceramente, a parte lui, che sta uscendo adesso, di shoujo, belli, di storie classiche d'amore, ma dove sono? Non ci sono. Cioè, ora, lui è bellissimo, va bene, ma non è uno shoujo. Cioè, lui è uno shoujo 6, che cavolo è? Non è uno shoujo. Lui lo è, forse. Cioè, non ce ne sono shoujo belli che sono usciti adesso, che zero. E volevo leggere una storia di quelle lì. Poi, passando ai fumetti, ho trovato i primi due volumi subito. Ho detto, vai, li provo. Cioè, l'ho chiamato. Ti prego, prendimi anche gli altri volumi. Anche tutti insieme va benissimo così. Sarà una spesa enorme, però ho già messo da parte i soldini da altre cose che ho venduto. Però. Veramente, cioè, almeno il primo volume, i primi due, mi sono piaciuti un sacco. Ho letto che è tipo, è una storia di Telestar Comics, sto tra i 30 volumi, però costi 4,30 a volume. I prezzi della serie completa in giro circolano anche sui 260 euro. Sono un po' tanti, cioè è tipo il doppio rispetto a quello che pagheresti normalmente. Perché a casa mia 4x3 fa 12, quindi 3x3 fa 9, quindi verrebbe a costare intorno ai 130 euro. Ecco, la serie completa, non 2,68. Ho visto un 2,68. Quindi l'ho recuperato appunto volume 1, il volume 2, il volume 5. Il volume 6, il volume 7, che al momento credo sia la copertina più bella di tutte, il volume 8,
il volume 9 è appunto il numero 10, che tra l'altro riprende anche la primissima copertina, se fate caso. E niente, ho voluto recuperare questo fumetto perché mi ispirava un botto la storia di per sé mi piace tantissimo. Sì, lo so che le storie d'amore così, più vanno avanti, più possono diventare stagnanti. E ho un po' paura di questo, però allo stesso tempo mi sento di dirvene una, francamente. Possono anche diventare interessanti, perché se danno spazio anche agli altri personaggi, diventerebbero i miei manga preferiti, i shoujo preferiti in assoluto. Cioè, quando iniziano a dare spazio agli altri, tipo, oh mio Dio, apriti cielo, assolutamente. E niente, raga, questi sono stati, questo è il mio bottino di metà estate. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia un minimo intrattenuto. Stavo pensando anche di non fare video per questo periodo perché fa troppo caldo, però mi piace troppo girare video e comunque mi tiene anche un po' impegnata in questo periodo, quindi sono molto contenta di farlo. Io spero che appunto vi sia piaciuto. Se avete già letto qualcosa di queste cose, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto di arrivare a te. O anche fatemi sapere la vostra opinione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!